da jet privati, contratti milionari e amici pagati centinaia di migliaia di dollari. Questi sono i più grandi affari di scarpe dell'NBA. Iscrivetevi al canale se volete diventare milionari come questi grandi giocatori e ricordatevi di rimanere fino alla fine per conoscere il più grande affare di tutti. Lasciate il vostro like se amate il basket e ora sì, senza ulteriori indugi, che lo spettacolo abbia inizio. Iniziamo con Klay Thompson. Dopo essere stato scelto dai Golden State Warriors nel 2011, ha firmato un contratto triennale da rookie con Nike. Tre anni dopo, alla scadenza del contratto, gli è stata data la possibilità di rifirmare con loro o con Adidas e Klay è stato molto chiaro: al diavolo entrambi. Nel 2014 Thompson si è recato in Cina per firmare con il marchio asiatico Hanta Sports. Il motivo? Una cifra da capogiro, 80 milioni di dollari per un contratto decennale con i cinesi. Oltre all'enorme somma di denaro, Klay voleva un design esclusivo che solo lui avrebbe potuto avere, e con Hanta avrebbe potuto contribuire con le proprie idee allo stile della scarpa. Voleva essere il Michael Jordan di Hanta e, ad essere onesti, probabilmente ha preso la decisione migliore della sua vita. Ad oggi ha già rilasciato 8 scarpe diverse con i cinesi e presto ne usciranno molte altre. Rinnoverà il contratto l'anno prossimo. Il prossimo di questa lista è Damian Lillard, probabilmente uno dei giocatori più fedeli della storia dell'NBA. Nel 2012 Lillard ha firmato un contratto da rookie con Adidas che di certo non lo ha reso milionario, ma due anni dopo ha ottenuto un'estensione del contratto per ben 10 anni. 100 milioni di dollari sono la causa di questo lungo matrimonio in cui il playmaker dei Trail Blazers ha rilasciato modelli esclusivi come le di Lillard 1. Le esclusive scarpe da ginnastica di Damian hanno avuto un grande successo sul mercato e sono state apprezzate sia nella Lega che nel mondo del basket in generale. Attualmente, le sue scarpe sono le Adidas Dame, e probabilmente le vedrete nel vostro centro commerciale di fiducia a un prezzo relativamente accessibile. Il suo contratto scade l'anno prossimo, ma Damian è sicuro di rifirmare con i tedeschi. Derrick Rose è un altro giocatore diventato miliardario grazie alle scarpe da ginnastica. Arrivato nell'NBA nel 2008, aveva già firmato un contratto da 1,5 milioni di dollari all'anno con Adidas, ma dopo essere stato nominato Rookie of the Year ed essere stato il più giovane MVP della storia dell'NBA, nel 2011, quei 1,5 milioni di dollari si sono trasformati in 185 milioni di dollari con la nuova estensione del contratto. Questa enorme somma di denaro per 13 anni ha anche altri vantaggi pazzeschi, come il pagamento di 300.000 dollari all'anno a Reggie Rose, fratello di Derrick. Anche il suo migliore amico dai tempi del liceo guadagnerà 75.000 dollari all'anno grazie ad Adidas, ma i vantaggi non si fermano qui. Adidas non voleva che il più giovane MVP di sempre aspettasse gli aerei in aeroporto, così ha deciso di fargli usare il jet privato Adidas ogni volta che lo desidera. Uno degli accordi più folli della storia, considerando quanti infortuni ha avuto il buon vecchio di Rose. Prima che Kyrie Irving diventasse il giocatore più controverso della Lega nel 2022 e rompesse il suo accordo con Nike, Kyrie aveva una delle scarpe da basket più vendute della storia. Per questo aveva firmato uno dei migliori contratti nella storia di questo sport, con 11 milioni di dollari all'anno per il controverso playmaker. Con la rottura del contratto, si vocifera che Kyrie non sia alla ricerca di uno stipendio annuale come quello che gli offriva Nike, ma che voglia disegnare lui stesso le scarpe per mantenere il successo di quelle che indossava. Se finirà per fare un accordo con Primark come si vocifera, lasciatelo nei commenti. Nel 2013 Russell Westbrook ha firmato un contratto con Jordan, ma dopo un'annata colossale come quella del 2016, in cui ha vinto l'MVP, Michael Jordan e Westbrook hanno firmato un'estensione del contratto di 10 anni, rendendolo il più grande contratto di Jordan Brand di sempre. Westbrook amava così tanto realizzare triple doppie e aumentare le sue statistiche individuali che ha finito per progettare due scarpe da ginnastica esclusive allo stesso tempo. Un modello da indossare in campo e uno fuori dal campo e, sebbene il giocatore dei Lakers abbia uno stile a dir poco stravagante, si è rivelato un best seller. Il sesto modello della scarpa ancora uscirà quest'anno e non vedo l'ora di metterci le mani sopra. Giannis Antetokounmpo era un ragazzino greco magro e povero che nel 2015 è entrato nell'NBA dalla porta di servizio. Il suo contratto di sponsorizzazione con Nike era di soli 25.000 dollari all'anno, ma alla scadenza del contratto nel 2017 era diventato una superstar e ogni marchio voleva ingaggiare Giannis, da Adidas a Li-Ning.
Tuttavia, Giannis ha deciso di continuare con Nike per aver scommesso su di lui quando era uno sconosciuto. Solo che ora con cifre totalmente diverse rispetto al 2015. Ora guadagnerebbe 10 milioni di dollari all'anno. Nel 2019 Giannis ha ottenuto le sue prime scarpe da ginnastica esclusive, ricordando i tempi in cui non aveva soldi per le scarpe da ginnastica e doveva condividerle con suo fratello. Per questo ha cercato un design che, pur essendo unico, fosse accessibile alla maggior parte degli utenti. Le potete acquistare a 130 euro, molto meno di quelle di LeBron James, anche se potete giocare a piedi nudi se siete poveri come me. Kevin Durant ha uno dei migliori accordi firmati dalla maggior parte degli atleti di questa lista e ha già avuto le sue prime scarpe da ginnastica esclusive nel 2009. KD e Nike stavano cercando di dominare l'industria delle scarpe da basket, ma nel 2014, quando il contratto di Durant stava per scadere, Under Armour ha cercato Kevin offrendogli 285 milioni di dollari per 10 anni. Nike è rimasta spiazzata, ma ha deciso di puntare su KD e di pareggiare l'offerta per assicurarsi la superstar dei Brooklyn Nets a vita. Ad oggi, Durant ha già realizzato la sua 15ª scarpa in esclusiva con Nike, che tra l'altro è estremamente rara da ottenere, ma chi non vorrebbe indossare una leggenda del basket come lui? Ovviamente LeBron James non poteva mancare in questa lista. Prima ancora di diventare un rookie era già estremamente noto, essendo stato indicato come il talento generazionale che sarebbe diventato il nuovo grande fenomeno e avrebbe registrato film con i Looney iTunes. Tutti i marchi volevano ingaggiarlo e Reebok offrì a un 18enne studente liceale LeBron 10 milioni di dollari, per non trattare con altri marchi di allenatori. James rifiutò e firmò il più grande contratto di sempre per un esordiente con Nike, 90 milioni di dollari per 7 anni. Ma quando l'estensione è terminata ha firmato il contratto dei contratti, 1 miliardo di dollari per rinnovare con loro per tutta la vita. Evidentemente qui non ha rifiutato e il miliardario LeBron ora vuole prendere decisioni all'interno del top management di Nike per ingaggiare nuovi atleti. Vorreste che vi ingaggiasse in futuro? Lasciatelo nei commenti perché stiamo andando verso il più grande accordo della storia dello sport. Michael Jordan. Chi altro potrebbe essere il numero uno di questa lista? Quando entrò nell'NBA nel 1984, i due marchi di scarpe da ginnastica più popolari erano Converse e Adidas. L'esordiente MJ era ansioso di firmare con Adidas, ma quando un nuovo e promettente marchio gli offrì 500.000 dollari per 5 anni non poté rifiutare. Quel marchio era Nike e si fidò ciecamente di Jordan. Solo un anno dopo gli fu affidata la sua prima scarpa esclusiva, la leggendaria Air Jordan 1. Non fu facile perché il commissario dell'NBA David Stern vietò la Air Jordan 1 nel 1985 a causa della sua combinazione di colori e Michael sarebbe stato multato di 5.000 dollari per ogni partita che avesse indossato le scarpe. Nike decise di pagare la multa per lui e 3 decenni dopo le Jordan sono le scarpe più popolari al mondo. Nel 2022, il marchio Jordan ha realizzato profitti per 44 miliardi di dollari. Questo ha permesso a Jordan di guadagnare 185 milioni di dollari in un solo anno, e così via anno dopo anno fino a quando continuerà ad avere successo. Cosa fareste voi con questi soldi? Se non ce l'avete, non preoccupatevi, potete sempre iscrivervi a questo canale che è gratuito. E guardate il prossimo video sullo schermo, vi piacerà!